Ebbene, eccoci qui, Devil May Cry 5. Non sapevo, fino a 2 settimane fa non sapevo nemmeno che dovesse uscire, ad essere onesto. Me l'hanno fatto sapere in chat su Twitch. E visto che ultimamente non ci sono, anzi, non ci sono assolutamente giochi che riescono a tenere la mia attenzione per più di un paio d'ore, diciamo. L'unico è Tekken 7 che, grazie alla sua componente competitiva, riesce ancora oggi, dopo 2 anni, a tenermi impegnato. Però ecco, di single player ultimamente non ho giocato molto che mi abbia colpito. Visto che mi avevano fatto sapere che usciva Devil May Cry 5, ho detto, ma sì, prendiamolo. Quindi, come potete immaginare, non è che mi aspettassi molto da questo Devil May Cry. Pensavo di giocarlo un paio d'ore e poi abbandonarlo lì. E invece, mio Dio, mio Dio. Allora, io sono rimasto al... Li ho giocati tutti i Devil May Cry, sia chiaro. Sono rimasto con la testa al DMC, al reboot della Ninja Theory. E pensavo che questo Devil May Cry 5 sarebbe stato sviluppato dalla stessa Ninja Theory, no? Mi immaginavo stesse meccaniche, stesso livello di atmosfera. Nel senso, i Devil May Cry... Anzi, ne parlerò fra poco. Il gioco apre con un prologo in cui ci viene subito mostrato cosa sta succedendo nella città in cui si svolgono tutti i fatti di questo gioco. Una torre di non so che materiale è sbucata dal terreno in pieno stile Devil May Cry 3 e dal suo interno c'è il grande cattivone di turno, no? We've known each other a long time. You never had this much trouble. You gonna make it through this, Dante? Quasi subito si prende il controllo di Nero, il protagonista, il co-protagonista di Devil May Cry 4. E si nota che c'è qualcosa che non va con Nero. Gli manca il Devil Bringer, praticamente, il braccio demoniaco. Che a quanto pare è stato strappato dal gran boss all'interno di questa torre, no? Ed ecco, dopo un piccolo tutorial sul combattimento, sui movimenti, ci viene presentato anche un altro protagonista di Devil May Cry 5, V, di cui parlerò più avanti. E incontriamo Dante, il grande Dante, Trish Lady, che stanno combattendo, o meglio, stanno venendo sconfitti dal nuovo boss in questione, di cui non ricordo il nome, ma non è importante perché tanto se lo sono inventati. Lo dice lui stesso che in realtà lui è il re dei demoni, non ha un nome. Round 2. Dopo un'epica battaglia, bla bla bla, ecco, succedono cose. Si inizia veramente il gioco e l'introduzione di Devil May Cry 5. Vi assicuro che è stata quella che mi ha fatto tirare un sospiro di sollievo perché appena ho visto la tamarraggine di quella scena, la musica tamarra pure lei e Nero più tamarro che mai, ho detto siamo tornati finalmente ai Devil May Cry come si deve. Perché in realtà la cosa bella dei Devil May Cry originali e non del reboot è che non si sono mai presi sul serio. Potete dire ok, il secondo, ma infatti il secondo lo schifano tutti, non esiste il secondo, non parliamone. Il primo era già più serio, però sapete, era il primo tentativo. Però dal 3 in poi, Devil May Cry è sempre stato un gioco leggero in quanto a storia. Non è mai stato qualcosa di, mio Dio, sta finendo il mondo. Piangiamo tutti insieme, no? È sempre stato Dante, l'idiota che uccide i demoni, si prende tutti per il culo, alla fine perfino dei demoni onnipotenti e alla fine vincono i buoni, no? È sempre stato così alla fine. Tecnicamente, anche in questo caso, la storia può essere riassunta nello stesso modo. Arriva il cattivone di turno, ci sono i nostri eroi che si pigliano per il culo gli uni con gli altri, ma sappiamo che alla fine i buoni vincono sempre, no? Eppure, per quanto banale possa sembrare una storia di Devil May Cry, possa sembrare, sia chiaro, perché comunque attorno a questa idea principale si svolgono una serie di eventi, no? Nonostante tutto, sarà che siamo cresciuti assieme a Dante e Company, però
E in più Dante e i protagonisti di Devil May Cry sono sempre stati molto carismatici, quindi nel senso ci si affeziona a personaggi del genere. Sarà per questo, ma comunque anche la storia riesce ad accompagnare un gioco che magari non si concentra su quella, e il 5 chiaramente, forse è uno che si concentra meno rispetto, soprattutto rispetto al 3, per quanto fosse semplice aveva un po' più senso del 5, no? Mentre col 5 diciamo che la storia non è certamente il punto forte, però accompagna bene un gioco che non si prende seriamente. Ritorno al discorso di prima, Devil May Cry non si deve prendere sul serio, non si deve prendere sul serio, non bisogna guardare la storia e dire sì, ma questa storia non merita un Oscar o queste cose non possono succedere. Cioè, non so se avete presente, c'è uno che ha una spada con un motore dentro, c'è uno con un bastone e un piccione e un gatto troppo cresciuto che attaccano il suo posto, c'è uno che è un mezzo demone che insomma non si può prendere sul serio una storia del genere. E non prendendola sul serio, secondo me si riesce ad apprezzare anche di più. Fra l'altro, la storia di Devil May Cry 5, se giocata, penso anche cercando tutte le missioni segrete, penso che duri al massimo un 15-16 ore nel vostro primo playthrough. E ho visto recensioni, tante recensioni, che si lamentavano di questa cosa, ma scusate, ma da quando è che un gioco deve essere giudicato dalla lunghezza, dalla quantità di ore che ci giochi? Non vorrei fare quello che spara sulla Croce Rossa, ma prendiamo Anthem, ad esempio. Ok, è uno shooter, è un looter shooter, ok? Quindi il grind esiste. Però se certi giochi fanno il grind bene, persino giochi come Destiny 2, non uccidetemi, vi prego, ma Destiny 2 il loot lo gestisce bene, mentre Anthem nel finale tutto diventa... tutto sa di inutile in Anthem. Quindi puoi anche buttarci 200 ore, ma non quanto te le sei godute quelle 200 ore? Devil May Cry quelle 15-16 ore, in 12 ore però diciamo l'ho finito. Mi sono sentito fregato dal costo di 60 euro? Assolutamente no. Pagherò per i DLC, pagherò per qualsiasi altra cosa. È stato un gioco fantastico e... sto spoilerando il finale della recensione, ma compratelo, mio Dio, merita un casino. Se vi piacciono gli action, compratelo, perché merita. Non fidatevi di quelli che dicono, sì, ma dura poco. Mio Dio, un metodo di scegliere i giochi veramente che io non capisco, è un'idiozia incredibile. Comunque, dopo il prologo e il filmato di introduzione, ecco che si inizia a spaccare culi di demoni, che è la cosa che Devil May Cry ha sempre fatto meglio. Persino DMC, nella sua bruttezza... faceva bene questa parte. Si inizia a giocare nei panni di Nero, che tecnicamente è il vero protagonista di Devil May Cry 5. V e Dante sono più da supporto, nonostante tutti avranno la propria bella fetta di storia in cui li giocherete, quindi non preoccupatevi da questo punto di vista. Ecco, la prima cosa che si nota è che Nero non ha più il braccio, ma il demoniaco, ma al suo posto ha un braccio biomeccanico, no? Che è stato costruito dalla sua aiutante Nico. Demons around. That's why I built him that well-functioning arm to kick demon ass. Nero, sarò onesto, in Devil May Cry 4 non mi era piaciuto molto. Sembrava un po' una versione minore di Dante, no? Aveva meno mosse, aveva il Devil Bringer, ma facevi due cose. Al massimo c'era un bel filmato quando uccidevi i boss, ma in realtà non aveva molto di più rispetto a Dante, no? In Devil May Cry 5 invece, grazie a questo braccio meccanico, riesce ad avere un proprio stile di gioco, che era la cosa più importante per Nero. A parte il fatto che ne esistono, mentre più andrete avanti con la storia, più sbloccherete i tipi di braccia meccaniche. Però ogni braccio ha una, due abilità speciali, no? Una non caricata, che è abbastanza base, diciamo, la versione base, e invece quella caricata che farà un casino di danni, ma alla fine della stessa il braccio esploderà e verrà inserito il nuovo braccio. Voi direte, ma quindi si possono cambiare le braccia come volete? No, perché per passare al braccio successivo dovete per forza far esplodere quello precedente. E in una missione potrete portare tot braccia. Se non sbaglio al massimo sono una decina quando avrete sbloccati tutti i potenziamenti.
All'inizio pensavo che non fosse una poi così buona idea questa del non poter cambiare il braccio quando si vuole. In realtà è un'ottima idea tattica, perché ce ne sono tanti tipi di braccia, diciamo anche lì penso che ce ne saranno una decina appunto, e ognuno ha il proprio momento per essere utilizzato. Ad esempio, ce n'è uno che quando è caricato spara una specie di raggio laser potentissimo e riesce a far fuori un bel gruppo di nemici, no? Però se siete da un boss, quel braccio non vi tornerà molto utile, perché fra l'altro se state utilizzando l'abilità caricata o la state anche solo caricando e venite colpiti, quel braccio esploderà senza poter fare nient'altro. Secondo me è un'ottima scelta tattica. E nonostante Nero abbia mantenuto le proprie abilità con la spada e la pistola, molte delle sue mosse sono rimaste quelle di Devil May Cry 4, penso che il punto forte suo di questo Devil May Cry sia proprio questo braccio biomeccanico, che secondo me gli aggiunge un po' di strategia e ma soprattutto una personalità, perché non è più il Dante minore, è Nero, è tutt'altra cosa. What the hell? You a demon? Nero, the food's getting cold. Killian, get back inside now! Taking this back. Ecco, continuate, uccidete un po' di demoni, ammazzate qualche boss, cambiate capitolo, se non sbaglio il quarto capitolo del gioco, e vi entrerete nei panni di V. Vi entrerete nei panni di V, rip. Entrerete nei panni di V, il nuovo personaggio. Sarò onesto, l'ho scritto anche sulla recensione di Videocomando. Nel primo momento che l'ho visto ho detto: questo è Oliver Sykes di Bring Me the Horizon. Siamo tornati nei tempi in cui l'emo andava in casino. E non mi aveva convinto moltissimo. Sembrava che stonasse rispetto agli altri personaggi, perché se Dante e Nero hanno questa personalità che se ne sbattono di tutto, diciamo, mentre questo V era un depresso, legge poesie scritte da lui, cita Shakespeare e viene preso per il culo da tutti, perché è il tipico emo, anche come vestiti, è pieno di tatuaggi. Ma dal momento in cui ho iniziato a giocarlo ho capito che è stata la scelta perfetta introdurre questo V, perché non so se nei Devil May Cry precedenti ci sia mai stato un personaggio con abilità simili, ma praticamente questo V è fisicamente debole, può solo dare un colpo finale ai nemici con il tasto centrale del mouse. Io sì, ebbene sì, uso mouse e tastiera per giocare ai giochi action. Onestamente mi trovo bene, quindi non commentate su questo. Mentre gli attacchi per indebolirli, diciamo, sono fatti da due animali che penso siano specie di spiriti che si porta dietro. Uno è un volatile, penso che sia un grifone o qualcosa del genere, e l'altro una pantera. La pantera riesce a cambiare forma praticamente, quindi ha attacchi assurdi, nel senso la sua testa si diventa delle spine, robe assurde, code che si lanciano in aria i nemici. No, è fatto bene. Mentre il grifone è la pistola di Dante o di Nero, no? Per V. Quindi è l'arma ranged, diciamo, no? E spara raggi, fulmini, bolle di energia, poi ogni tanto si lancia sui nemici per alzarli in volo. Prima di tutto è uno stile assolutamente particolare, perché voi non dovete concentrarvi su V, ma dovete concentrarvi, o meglio, dovete concentrarvi sia su V che sui suoi animali, perché più danni prenderanno e più praticamente usciranno dal campo di battaglia. Dovete aspettare un po' prima che ritornino. Dovrete passare la maggior parte del tempo a capire dove siete, a capire come muovervi sul campo di battaglia per non prendere danni dai nemici, perché comunque oltre che attaccare gli animali, i nemici tenteranno di attaccare anche V. Fra l'altro, per caricare il proprio Devil Trigger, questo V apre il suo libro di poesie e inizia a leggere frasi edgy ai demoni, inizia a citarli frasi edgy ai demoni, e secondo me è una cosa spettacolare. Inoltre, quando il suo Devil Trigger sarà carico, invocherà un altro animale, in realtà penso che sia una specie di golem di non so che cosa, che farà un casino sul campo di battaglia che voi non vi immaginate, esplosioni, poi ogni tanto si lancerà, spaccherà muri, è veramente bello da vedere V. E per quanto sia caotico, inizialmente non capirete, non avrete assolutamente idea di cosa sta succedendo sul campo di battaglia,
piano piano inizierete a imparare a muovervi, inizierete a imparare le combo con la pantera, inizierete a caricare il grifone nei momenti giusti, eccetera, eccetera. Quindi è un personaggio fatto veramente, veramente bene. Mi è piaciuto un sacco. Magari visivamente non è il massimo, ma piano piano, più si va avanti con la storia e più si riesce a integrare con tutti gli altri. Quindi, secondo me, è stata un'ottima idea. Oh, genius says be careful. Yeah, no shit, Shirley. Ain't that right, Pete? I mean, you are fragile at the moment. Wouldn't take much to wipe you out in a sticky situation. I'm just saying that running away is okay. It's always okay to run away if you're not up for it. He who desires but act not breeds pestilence. So it is written. Okay, Shakespeare. Just remember this. You and I like to exist, so get rid of those demons quick, cause killing them ain't my stick! I got your back! Cause dying is whack! Chiaramente il gioco, dopo avervi presentato V e le sue poesie edgy, non può far altro che introdurvi di nuovo a Dante. E onestamente, un Dante. Dopo il 4, che è stato fatto veramente bene, il Dante del 4. Però quello del 5 è qualcosa di spettacolare, tralasciando le armi che sono stupende da vedere. Certo, c'è la Rebellion come sempre, Ebony, Ivory, il fucilazzo, però è veramente divertente a giocare, potete far combo assurde, potete far ciò che volete con Dante veramente, perché se diciamo che Nero è il personaggio con cui dovrete essere un po' più tattici, gestire le combo per riuscire ad aumentare col punteggio di stile, mentre V è quello in cui potete fare il casino assoluto, ma dovete comunque pensare un po' dove vi state muovendo con V, più che concentrarvi sugli attacchi. Dante, veramente date il meglio di voi, creatività assoluta negli attacchi. Devil May Cry, il combattimento è il punto centrale del gioco, ma nel 5 è qualcosa di... l'hanno fatto in modo spettacolare, l'hanno fatto in modo perfetto, non c'è niente da dire. È divertente, è caotico, però se riuscite ad impegnarvi a gestire un po' le combo, capire cosa utilizzare, cosa altro, vi assicuro che è divertimento assicurato, è stato gestito in modo perfetto il combattimento. A Dante, oltre a nuove armi, vabbè, sono rimasti i soliti quattro stili: Royal Guard, Swordmaster, Gunslinger e l'ultimo mi manca, Trickster. Royal Guard e Trickster sono la solita cosa, nel senso si usano solo in certi momenti, mentre Swordmaster e Gunslinger, con le armi principali Rebellion, Ebony, Ivory, eccetera, praticamente sono rimasti gli stessi attacchi, però con quelle, chiaramente essendoci nuove armi, avrete nuovi attacchi, quindi si può dire che anche Dante sia cambiato, ha messo... ma anche se non fosse cambiato sarebbe andato benissimo, perché penso che Dante sia il personaggio che deve mantenere il proprio stile, non può cambiare in chissà quali modi, quindi secondo me è perfetto come è Dante, e nel 5 dà il meglio di sé, dà probabilmente il meglio di sé, persino meglio del 3, quindi sì, è stato fatto veramente bene. Come per il combattimento, anche il sistema di upgrade è praticamente uguale ai precedenti, ai Devil May Cry precedenti, se non per un paio di piccole cose, cioè nel senso, magari siete in missione e volete fare upgrade, non c'è più, o meglio, la maggior parte delle volte non ci sarà più la statua d'oro con la clessidra, ma dovrete chiamare da cabine telefoniche Nico, che arriverà in modi assurdi sulla vostra posizione col suo minivan,
E poi, vabbè, il processo di upgrade è il solito: ottenete gemme rosse dai nemici e poi usatele per aumentare le abilità dei vostri personaggi. Come meet me. I'm Ant. Yeah, yeah, yeah. Keep your panties on. I see ya already. Be right there. Diciamo che questo Devil May Cry ha mantenuto le parti migliori dei DMC precedenti e ha aggiunto qualche novità per dare un po' di freschezza al gioco. Il miglior Devil May Cry fino ad ora? Se c'è una cosa che non mi ha convinto completamente nel primo playthrough è stata la difficoltà, perché persino a livello di difficoltà più alto è stato veramente semplice battere praticamente tutti i boss, a parte un paio sono stati impegnativi, ma tutti gli altri sono stati semplici, i combattimenti erano semplici. Però, se nei Devil May Cry precedenti il più delle volte finivo il gioco alla difficoltà massima nel primo playthrough e poi non toccavo le altre difficoltà, in questo Devil May Cry sono spinto molto di più a tentare le difficoltà superiori. Se nei Devil May Cry precedenti la maggior parte delle combo, la maggior parte delle concatenazioni di mosse si riuscivano a capire nel primo playthrough, in questo Devil May Cry ho l'impressione, forse è solo una mia impressione, forse sto invecchiando, però ho l'impressione che sia un po' più impegnativo riuscire a tirar fuori combo veramente belle, riuscire a tenere quelle 3S. È più impegnativo. Ed è per questo che secondo me ha un buon replay value. Fra l'altro ho letto recensioni mostruose in cui si diceva che, vabbè, a parte il gioco è troppo corto, che ho già detto, ma anche che non c'è motivo di rigiocarlo, un button masher. Mio Dio, sono cazzate di gente che probabilmente non sapeva in cosa si stava infilando. Serve molto impegno e un po' di pratica per riuscire a ottenere il meglio a questo gioco. Infatti andate a vedere un video di qualche giocatore di Devil May Cry, forse sono già usciti sul tubo, di qualche giocatore veramente bravo e vedrete cosa vuol dire giocare nel modo giusto questo gioco. Perché è vero, si può finire schiacciando tutti i tasti a caso, sia la difficoltà minore che quella massima nel primo playthrough. Quelle superiori probabilmente no, non potrete schiacciare a caso, dovrete usare un po' di più la testa. Però anche in quei casi un conto è finirlo schiacciando tutto e chiaramente non riuscirete ad apprezzare il gioco in quel modo. Un altro conto è finirlo guardando magari anche solo una volta la lista delle abilità del vostro personaggio, capite cosa dovete fare, cosa schiacciare nei momenti più concitati e vi assicuro che renderà molto di più il gioco. Ha anche un sistema di combo automatica, ma io vi consiglio di disattivarlo il prima possibile perché giocare Devil May Cry con combo automatiche è un po' come giocare Tekken con combo automatiche. Non si può apprezzare. In Devil May Cry 5 hanno tentato anche di aggiungere un multiplayer, ma non è un multiplayer come uno si potrebbe aspettare, è decisamente particolare, perché a parte una missione, credo che sia solo una missione in cui riuscite a giocare con altri giocatori, in molte altre missioni noterete che appare sulla sinistra dello schermo che si è aggiunto un altro giocatore praticamente, ma non lo vedrete da nessuna parte, fino a che non arriverete in una certa zona del livello in cui l'altro giocatore sta giocando il personaggio che condivide la storia col vostro e lo vedrete nella lontananza combattere le proprie battaglie, diciamo, mentre voi pensate alle vostre.
E per quanto sia qualcosa di poco conto, fa sentire parte della storia, perché in lontananza vedrete l'altro giocatore che spacca culi di demoni e penserete, ah ok dai, non sono solo in questa storia allora, no? E come ho detto, è qualcosa di poco conto, ma è fatto bene alla fine, è fatto bene, è qualcosa che non avevo ancora, non credo ci sia, io abbia ancora visto. È stato divertente vedere i miei compagni di viaggio ogni tanto e... Ma ci sta, alla fine ci sta, non è un vero e proprio multiplayer, come ho detto, a parte una missione. Però è divertente, dai, è divertente. Ultime cose, grafiche, suoni. Graficamente è stupendo a vedere Devil May Cry. Su PC potrete aumentare la risoluzione del 200%, potrete fare quello che volete praticamente. Io lo gioco su una GTX 970 e vi assicuro che con grafica alta massima... Però ecco, è stato ottimizzato in modo perfetto il gioco, perché se per girare così in modo fluido sul mio PC, perché ho anche un i5 di prima generazione, gira perfettamente il gioco. Dall'inizio alla fine 60 fotogrammi al secondo, se non per un paio di scene veramente incasinate, ma proprio due scene. Direi che hanno fatto un ottimo lavoro di ottimizzazione su PC. Infine l'audio, hanno scelto come al solito una soundtrack metalleggiante, però con un po' di industrial, un po' di elettronica. E in più, per far capire che non si prendono sul serio, hanno aggiunto anche qualche traccia pop. Diciamo che le tracce principali sono quelle con voci pop che non vedresti in un gioco simile. Invece in Devil May Cry, secondo me, ci stanno veramente bene. E niente, che altro dire? Devil May Cry, vi assicuro che non mi aspettavo molto da questo gioco e invece mi ha sorpreso sotto tutti i punti di vista, sia come Devil May Cry che come gioco d'azione. È un gioco fantastico, secondo me. È uno dei pochissimi motivo per cui sto facendo la mia prima video recensione, visto che girano tante recensioni che secondo me non gli fanno affatto giustizia. Mi sembra giusto far capire perché questo gioco secondo me merita un sacco, merita tantissimo, uno dei migliori single player degli ultimi anni secondo me. E infatti credo che gareggerà per GOTY del 2019, però vedremo, chi lo sa. Grazie alla Capcom che ha rilasciato questo fantastico gioco e anche per Resident Evil 2 che è stato un ottimo esperimento / reboot / non so cosa. Grazie a voi per il vostro tempo, se vi è piaciuta la recensione magari lasciate un like e magari anche un subscribe o magari su Twitch un follow, visto che ci sono quasi tutte le sere. E niente, ci si becca alla prossima recensione, buoi! Devil May Cry. Come va gente? Volevo far sapere a chi dovesse interessare che su videogamando.com c'è la mia versione scritta della recensione su Devil May Cry 5. Se questa recensione video è un po' più alla mano, diciamo, quella su Videogamando è un po' più pensata, un po' emotiva e secondo me merita almeno una lettura. Quindi, per chi volesse, lascio il link sotto il video.